Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fall Guys. Ragazzi, oggi c'è una skin spettacolare all'interno del negozio oggetti di Fall Guys che ci aspetta, ragazzi. Ho 27 corone, non so se prendere questa skin, vediamo un po' se è bella, i particolari, eccetera. Ragazzi, ma prima di tutto lasciate tutti un bel like, non viene seguito molto sul mio canale Fall Guys, però arriviamo almeno a 10 like per questo video, dai. Comunque, iniziamo subito con il video, andiamo a vedere questa nuova skin e vediamo un po' se possiamo shopparla. Tanto 27 corone, non penso che costi più di 27 corone. E siamo qui nel negozio oggetto di Fall Guys. Godzilla, ragazzi! C'è Godzilla nel negozio oggetti di Fall Guys. Ha fatto una collaborazione con un film, non so se è un film. Comunque, raga, ha una macchina in mano, ragazzi. Poi c'è la parte di sotto, che c'è, dove c'è anche la coda, ragazzi, spettacolare. Io prenderei anche solo la parte di sotto, ragazzi, vi giuro. Metto qualche colorazione simile alla parte di sotto. Comunque, ragazzi, io li vado ad acquistare. Cioè, non si possono non acquistare questi prodotti nel negozio oggetti di Fall Guys improvvisamente, ragazzi. La andiamo a mettere e andiamo anche a fare una bellissima partita, ragazzi. Dai, andiamo a fare una partita. Questa la dobbiamo winnare. Dai, ne dobbiamo vincere almeno una in un video. Ho appena indossato Godzilla, ragazzi. Andiamo subito a fare questa partita. Si presenta in questo modo, ragazzi. Molto bello. Anche una macchina in mano, raga. Come proprio nel film che spacca tutto, raga. È proprio altissimo. Ovviamente le skin di Fall Guys sono tutte di statura uguale, ragazzi. Quindi non potevano farla più alta Godzilla. Ok, autoplay. Vabbè, Night Fever. Non so come si legge. Comunque, andiamo a fare questo livello. Vediamo un po' Godzilla come si presenta in game, ragazzi. OMG. Ed eccoci qui in game, ragazzi. Oh mio Dio, ragazzi, si presenta veramente bene, ragazzi. Cioè, le texture sono caricate al massimo nella sua bocca. Cioè, ragazzi, è proprio di una qualità HD incredibile, ragazzi. È bellissimo, ragazzi. Mi piace un botto, ragazzi. Sembra proprio quello del film. Oh mio Dio. Poi le spine dietro, ragazzi, hanno un botto di stile. Cioè, sono quelle che danno stile. Le spine dietro la testa. Ok, ragazzi. Mi sa che riusciremo a completare subito questo livello. Ok, siamo atterrati proprio precisamente. Vai. Ok, vai, vai che ce la facciamo. No, sì. Oh mio Dio, raga, come sono passato. Come sono passato. Come sono passato, ok. Ce la possiamo fare anche qui. Ok, siamo quasi arrivati al traguardo. Ok, raga, primi, GG. Ok, siamo appena arrivati al terzo round, ragazzi. Ok, siamo al terzo round. Vediamo un po' se riusciamo a vincerla questa partita. Raga, devo fare una vittoria con sto Godzilla, se no non mi accontento. Allora, devo fare per forza. Ok, ci siamo arrampicati bene. Oddio, ma quello. Ok. No, non cadere. Ah, vabbè, tanto ne mancano ancora 16. Ok, perfetto, raga. Ci siamo qualificati anche qui, andiamo avanti. È tutto a sorpresa, ragazzi. In questa mappa si può vincere e si può perdere improvvisamente. Dipende da dove spawnano questi cerchi, raga. Ne devo prendere 6 e se ne qualificano solo 10, mi sa. Sì, 10. Vediamo un po'. Allora, iniziamo subito. Dobbiamo prendere 6 cerchi prima di tutti, ragazzi. Prima che si qualificano più di 10 persone e quindi finisce il round. Allora, vediamo un po'. Oh, 4 cerchi, ragazzi, ce ne mancano altri 2. Ce ne mancano solamente 2. Solamente 2. Dai, dove li possiamo prendere? No, raga, che cavolo di volo sto facendo? Sto facendo dei voli incredibili. Incredibile, incredibili. L'ultimo, mi manca l'ultimo. Oh, se riesco. No, prima dovevo saltare. Sali. No. Cadiamo, vabbè. No, l'ha preso, GG. L'ultimo, ragazzi, mi manca. 6 qualificati già, raga, ma sono forti queste persone. Vai! Oh, e si qualifica, ragazzi. Abbiamo rischiato già 7 persone qualificate. Dopo pochissimo tempo, forse siamo in finale. E siamo in finale con il livello che io tanto odio, ragazzi. Ovviamente ci esce sempre questo livello, quindi non so, ragazzi, non so proprio come fare. Però so una tattica, ragazzi. Quindi applichiamola e vediamo un po' se riusciremo a sorpassare il primo posto. Perché partiamo sempre secondi, ragazzi, o terzi in questo livello. Va bene. Vediamo, dovremmo sorpassare questo, ragazzi. Allora, dobbiamo andare sulla sinistra. Io so questa tattica. No, riflessi! Ok, riflessi pronti. Abbiamo un po' rallentato girando in quel modo, ragazzi. Ok, sempre attaccato qui. Che le palle non ci colpirà. Oh mio Dio. No, quella palla se si girava all'improvviso. Non venire. Ok. Ragazzi, ce n'è uno che è primo. Non so come fa. Giriamo. No, ho perso tempo. No, perché cade? No, ragazzi, è caduto. Perché cade? Non ho capito perché è caduto saltando normalmente. Va bene. Ok. Ma che non l'ha preso? Ma come ha eliminato? L'ha preso un'altra persona. No, raga, prima di noi. È sempre la stessa storia. Come l'altra volta, raga. Io andrò a fare un'altra partita adesso. Non me ne frega. Ovviamente facciamo sempre lo stesso livello. All'inizio, ragazzi, qui ci va proprio bene sempre. Oh mio Dio, raga, come cavolo. Come stiamo risolvendo questi livelli? Allora, ok.
Siamo quasi al traguardo. Con calma. Salta normalmente, perfetto. Perché se mi buttavo avevo una minor spinta, secondo me. Perché ho già provato una volta e sono, ed è finita malissimo. Andiamo subito, se passeremo al secondo livello. Cioè, siamo già passati, ovviamente. Qui è questa, me la sento, me la sento. Sei tu, sei tu, sei... Oddio, no. No, me lo sentivo, ragazzi. Me lo sentivo proprio dentro. Perché mi spingi, piccione? Madonna, ragazzi, i piccioni che mi spingono. Dai, ragazzi, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, però. Però ce la... Saltiamo. Andiamo più veloci. Ragazzi, se ce la facciamo, eravamo ultimi. Oddio. Che bordello. Oh, raga, mi hanno dato la spinta. Ce la facciamo? Ventiseiesimi. Andiamo avanti. Ragazzi, 26esimi, non so come ho fatto. Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Siamo passati al terzo livello, ragazzi, della seconda partita. Siamo al livello della frutta, dobbiamo dominarlo questo. Ok, saltiamo per andare più giù. No, anzi, faccio buttare tutti. Ragazzi, tutti adesso che vanno giù e io alla fine. Boom! Ma mi ha colpito. No, ragazzi, proprio quando ho saltato mi ha dovuto colpire. Va bene. Adesso non mi colpirete. Però, ragazzi, mi sa che si qualificano prima loro. Oh mio Dio, devo sperare che cadano. Oh, ho sperato bene. Ok. Ok, stiamo passando avanti. Speriamo che ci riusciamo a qualificare. Dai, raga, 17, 1, 2, 3, 4, 5. Ne sono 7 avanti, ragazzi. Quindi penso che ce la facciamo a qualificarci. Sperando che non ci colpisce niente. No, non salto qui. Vado dritto così, perfetto. Ok, siamo arrivati. 13esimi. GG, 13esimi, ragazzi. 13esima posizione. Andiamo avanti con i livelli. Questo è uno dei miei livelli preferiti perché è difficile non qualificarsi, raga, mi qualifico quasi sempre. Cheat. Adesso, vediamo adesso. Allora, iniziamo subito con questo livello, saltando qui e aggrappandosi qui. Ok, fino a qui ci siamo, ragazzi. Poi, vabbè, no, non serviva questo. Basta, basta, andiamo negli altri, se no si qualificano prima gli altri. Ok, anche se è un po' impossibile. No, cavolo, madonna. Ok. Ce la facciamo, piano piano ce la facciamo. La scimmia è andata di lì, no, però io vado lo stesso qui. Perfetto, piano ragazzi, ce la faremo. Se andremo piano, ok. No. Ok, ok. Andiamo subito al secondo. Raga, potremmo arrivare primi? Ok. Oh, perfetto. No, no, stanno già le altre persone avanti. Raga, ma come sono svelto? Ok. Ok. Raga, primi. Primi così, ragazzi, record mondiale di velocità in questo livello. GG, no, sto scherzando. Però, raga, primi velocissimamente abbiamo fatto. Quello per fortuna è caduto, se no facevo secondo. E siamo al sorteggio della finale. Sorteggio della finale, vediamo. Sì! No, ragazzi, qui sono un boss. Qui sono un boss, ragazzi, vi dovete togliere tutti adesso. Vi dovete togliere tutti, raga, qui sono un boss. Ho fatto 5 win di fila. Però l'ultima me l'ha fatta perdere il mio amico una volta. E ora sono dovuto ripartire da capo. Adesso ho già una win su questo livello. Vediamo se riesco a fare la seconda di fila. Se riesco a fare la seconda di fila, vai. Allora, ragazzi, qui questo gioco, per chi non sapesse come funzionasse, allora, per chi non lo sa, ragazzi, dobbiamo saltare su queste cose e non cadere giù. Quindi adesso noi impegniamoci e non dobbiamo cadere subito. Allora, quindi ragioniamo. Qui dietro, ok, salto direttamente qui dietro. Devo stare fermo così mi ritengono scarso, mi spingono all'inizio e così faccio vedere che non sono scarso e sono forte. Raga, io ho già dei metodi in testa adesso. Ok. Ok, raga, dobbiamo andare con calma. Si sta rompendo, ma andiamo con calma. Ok, dobbiamo andare con calma perché c'è tempo mentre si spacca, ragazzi. Quindi so tutto su questo livello. Ok, si stanno velocizzando. Uno è caduto. Non devo pensare agli altri. Devo girare sempre attorno a me, ragazzi. Sono proprio esperto in questo. So tutto, ragazzi. Per non farmi bloccare, mi devo... Vedete? Giro sempre intorno a me e mi muovo sempre. Adesso non mi muovo perché sto distante da loro. Quindi, no, meglio non muoversi per non evitare di cadere. Ok, avevo sbagliato. Ok, uno è caduto. Qui ce la possiamo fare. Cioè, ragazzi, sono proprio un esperto. Ragazzi, adesso cadranno tutti. Cadrete tutti. Ok. Devo parlare, ragazzi. Mentre lo faccio devo parlare. Questa è la finale. Chi rimane per ultimo vince. Ok. Uno è caduto. Devo parlare, ragazzi. Perché parlando non mi viene più l'ansia di giocare. Quindi parlando riesco a fare tutto. Ok. Ragazzi, è easy per me, cioè è proprio easy. Mi viene spontaneo premere la X. E proprio fa parte dei miei pensieri. Ok? Questo mi vuole bloccare. Oh mio Dio, ho saltato prima che mi bloccasse, raga. Adesso. No, non lo blocco. Non lo blocco, raga, resisto. Non lo blocco. Oh!
Uno contro uno, raga. Ma è saltato giù, raga. È saltato giù. È saltato giù. Non so perché abbia saltato giù. The winner is Godzilla, ragazzi. La nuova skin, abbiamo winnato con la nuova skin, con una macchina in mano. Quindi, raga, più che winnare, cosa dobbiamo fare? Quindi, raga, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, almeno 10 like, perché non è molto seguita questa serie sul mio canale. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, abbiamo guadagnato pure una corona, l'abbiamo recuperata, adesso siamo a 18. Ciao ragazzi.